Innanzitutto, congratulazioni a Rikimaru, che ha dimostrato, facendosi infinocchiare con una botola sotto i suoi piedi, come i suoi sensi ninja siano molto forti e sviluppati. E in seconda battuta, vediamo se si gira, scusate. No, in seconda battuta me lo immagino questo individuo a fare colazione la mattina con il povero maestro Shunsai che mette i cereali sul tavolo e sente in lontananza i passi tu, 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 con Rikimaru che entra nella stanza precipitosamente e dice: "Dove sono i miei cereali, Kellogg's, maestro?" Deve essere molto interessante. Allora adesso questo qua si gira così lo posso beccare di spalle o fa finta. E girati! Intanto estraggo la spada, dai. Ups! Cazzo roba che mi vede, però sono riuscita nel mio intento di farlo girare. Ah dai, non laggano le uccisioni furtive. Meno male. Sennò avrei dovuto scaricare la ISO e non mi andava. Vabbè, allora, c'è una cosa. Facendo così perquisisci i nemici e se sei fortunato trovi oggetti. Dovrebbe essere atto di perquisizione, però io la trovo molto maliziosa come cosa. Che non sto qua a spiegare oltre. Se no passo per maiala. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questo livello devo ammettere, me lo ricordo abbastanza, a distanza anche di anni, perché era il livello che facevo di più per divertirmi. Quindi so, i nemici so dove sono, ecco. Banzai. Ecco, quando succede questo mi dà un fastidio enorme. Proviamo a buttarci a capofitto. Sì, dai. Opla. Ok. Eccolo lì. Quindi aspettiamo che torni indietro. Ciuppi ciuppi. Più avanti, amore. Adesso mai più. Perquisiamolo anche questo. Non ha nulla. Adesso qua c'è una serie di trappole. Vediamo se riesco a non farmi beccare dalle frecce. Vai in fanculo, mi hanno beccato. Uffa, sbaglio asse. Per guardare in giù, guardo sempre in su. Mi sa che cambio le opzioni, così non mi sbaglio. Adesso mai più. Non c'è nulla. Quella è una mina. Non devo assolutamente andarci sopra, se no mi faccio la bua. Allora, dov'è? Eccolo lì. Ah, cazzo. Pensavo di... Ho sbagliato. Ho perso la mia occasione. Pensavo che di estrarre la spada e saltare, invece mi ha cambiato la telecamera e vabbè, non parlo, sto zitta, aspetto. E ciuppi ciuppi. Ma che cavolo è? Acqua che scende in giù? Non ho mai capito questo rumore. Ho sempre detto a ciuppi ciuppi io. Certo che mi sto stufando, però dov'è? Non si avvicina più. Adesso si sta addirittura allontanando. Andiamo a vedere. È lì. Si sta avvicinando.
Ah, che bello, Ricky. Che cazzo fa? Vabbè, qua do una svolta. Mi avvicino pian piano. Via. Cazzo, cazzo, cazzo. Beh, basta, mi sono rotta, cazzarola. Vabbè, dai, di spalle, che culo. Qua anche se mi vedeva, basta, ci ho perso anche fin troppo tempo. Tiè. Come sei morto, poverino. Ora andiamo su. È inutile andare lì davanti perché alla fine della strada c'era una trappola. Mi pare ci fosse il gas. Ma adesso... Banzai! Evviva Ricky Maru, è solo un salto felino. Cioè adesso sono alla prima missione, anzi neanche missione perché siamo ancora all'addestramento e già faccio figure di merda. Allora qui mi ricordo che su veloci per fare una bella mossa. Sugoi! Poverino, ti ho anche spezzato l'osso del collo, mi dispiace. Allora, ce n'è uno lì. È il penultimo nemico. Adesso ne approfitto. Via, 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 prima che si rigiri. Ok. E se c'è quello lì giù? Ma ci divertiamo un po' col coltello, dai. Questa musichetta è bellissima. Ogni volta che sospettano qualcosa, che sentono un rumore. Tadam, tadam. Sta fermo. Ma buttiamoci a capofitto, dai. Chi se ne frega? Ho finito. Adesso sono un vero ninja Zuma. Hai superato l'addestramento. Adesso sei un ninja Azuma, Rikimaru. Ma hai ancora molto da imparare. Servirvi è un onore, maestro Shunsai. Quella in teoria dovrebbe essere una pergamena, ma vi dico io che è un binocolo per spiare le donnine nude. Vedete che tutto risulta bene nel complesso, eh? Vedete, vedete, vedete?